Un focaraccio, come si deve, è forse il commento più indicato per descrivere il grande falò che ha illuminato la notte del 17 maggio dopo la cerimonia della pesatura e dell'offerta dei ceri, uno degli eventi più suggestivi della rievocazione storica della corsa alla spada e palio di Camerino. Gli ospiti della cavalcata dell'Assunta di Fermo, per la prima volta presenti a Camerino, hanno sfilato con i figuranti locali in perfetta sintonia, consolidando una collaborazione che darà buoni frutti per il futuro. Nel pomeriggio, tra emozione e sfottò, nella sala consiliare del comune di Camerino sono stati presentati gli atleti e le atlete di questa 43esima edizione e la spada, un eccellente manufatto realizzato dal fabbro Riccardo Reversi di Muccia e donato dalla pasta fresca da Luciana, sempre di Muccia. Il giorno della festa del patrono, 18 maggio, solenne celebrazione in basilica e nel pomeriggio riuscitissimo esperimento dell'Archeo Club Marca di Camerino a Roccavarano, dove tutto ebbe inizio. Nell'antico maniero che domina la vallata storica, danze, duelli e tiri con l'arco per un viaggio a ritroso nel tempo con i Davarano, protagonisti indiscussi della storia di un vasto territorio. Sold out, poi, per il concerto del santo patrono della banda orchestra Città di Camerino, diretta dal maestro Correnti, che si è tenuto alle 21.30 nella Basilica di San Venanzo. Nella giornata di domenica, applicando il piano B al coperto, sono state confermate tutte le iniziative, la Fiera di San Venanzo in Venale Giacomo Leopardi, il Palio di Sant'Anzovino degli Arcieri da Varano nei locali della Contram, in Via Le Mosse, passatempi e divertimenti di giocoleria a cura della Giocolestra Atlacco di Bologna e Compagnia Commerciale Medievale Mercatino e Laboratori dalle ore 15 nella geostruttura di Via Madonna delle Carceri, con a finire il concerto dei Mortimer McGrave alle ore 22 sempre nei locali della Contram. E da oggi una nuova settimana densa di appuntamenti che arriveranno fino alla giornata conclusiva di domenica 26 maggio, dove è previsto il grande corteo storico, la staffetta rosa e la corsa alla spada.